Il paradiso, puntata al 30, 12, Vittorio è in procinto di partire, torna Tancredi. Durante le puntate settimanali del Paradiso delle Signore che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, Vittorio e Matilde si lasceranno andare ai loro sentimenti baciandosi, inoltre decideranno di partire per un viaggio di lavoro. Ma il ritorno inaspettato di Tancredi metterà loro i bastoni fra le ruote. Intanto Gemma scoprirà l'identità del fidanzato di Roberto Landi e deciderà di sostenere l'amico in questa relazione. Irene fingerà di essersi fidanzata con l'artista Michele per tenere alla larga il suo corteggiatore Alfredo. Adelaide e Marcello riusciranno a soffiare un importante affare al commendatore Guarnieri, prendendosi una rivincita sull'uomo. Infine Veronica e Ezio si presenteranno a una serata in pubblico insieme. Nelle prime puntate settimanali del Paradiso fino al 30 dicembre, Matilde apparirà sui manifesti per la campagna promozionale natalizia del magazzino e anche sui giornali del capoluogo lombardo. Per la donna arriverà anche il momento di far chiarezza con i suoi sentimenti e nonostante i suoi timori, sceglierà di lasciarsi andare con Vittorio baciandolo. Più tardi, i due amanti saranno in procinto di partire per un viaggio di lavoro. Ma la situazione prenderà una piega inaspettata. Infatti, Tancredi vedrà sua moglie sui giornali milanesi e non apprezzerà affatto l'iniziativa di Matilde. Tanto che si presenterà a Villa Guarnieri e avrà un duro scontro con la donna. Sant'Erasmo compirà un gesto inaspettato per impedire a sua moglie di partire insieme al dottor Conti. A questo punto, Vittorio apprenderà che Tancredi è tornato a Milano e temerà di perdere la donna. Nel frattempo, il proprietario dell'atelier scoprirà l'identità del partner del suo amico Roberto, ma non sarà l'unico. Infatti, anche Gemma Zanatta verrà a conoscenza che l'uomo ha una relazione con Mario Radei. Roberto sarà molto preoccupato poiché pensa che questo possa compromettere la sua amicizia con la giovane commessa. Ma, inaspettatamente, questa offrirà all'amico tutto il suo sostegno. Veronica e Ezio si presenteranno alla festa del circolo in onore della squadra di equitazione. Questo sarà una buona opportunità per la coppia di mostrarsi insieme al pubblico. Intanto, Vito farà una sorpresa a Maria per farsi perdonare dalla ragazza, ma il contabile del magazzino rimarrà deluso quando apprenderà che la giovane pugliese ha accettato un appuntamento a quattro insieme ad Irene e due artisti arrivati all'atelier. Infine, Marcello troverà il modo di soffiare un importante affare immobiliare al commendatore Guarnieri, Adelaide riuscirà a prendersi una rivincita sull'ex compagno acquistando Palazzo Andreani.